meme di fatto è un'immagine abbastanza evocativa, abbastanza simbolica, che poi viene viralizzata con delle didascalie diverse. Le ammazzate a mia figlia. Benissimo, immaginavo. Sì. A livello di anagrafica rende vicino. Certo. Allora, io le ho raccolto forse le quattro più divertenti. Può anche leggere se vuole. Poi mi dice anche quando c'è il super classico. E la ragazza ti chiede di uscire. Quando di Natale fa tripletta e non l'hai e non lo vuoi schierare al Fanta, fantacalcio chiaramente. Quando qualcuno ti dice che preferisce il bacon alla pancetta. Quando batti la Juve all'esordio grazie al gol di Rossi. Qual è il suo preferito di questi? L'ultimo. L'ultimo, quello ovviamente. Che è un ricordo, molto importante. Mi fa il meme di Colatono Live. Prende spunto anche da questi quattro. Può creare quando, il suo meme. Quando Dazon ti chiede di intervistarti una settimana prima e tu rispondi, ma cosa vengono a fare? Due punti dalla promozione diretta virtuale, si aspettava un inizio di stagione così? Beh, onestamente no, aspettavo un buon inizio, però siamo andati ben oltre le più rose aspettative, quindi complimento chiaramente ai ragazzi, alla squadra, all'ambiente che ci è stato vicino e ci ha dato la mano. Quest'anno quando avete trovato il vantaggio siete riusciti a raccogliere 5 vittorie o un pareggio, insomma mai avete subito una rimonta completa. Qual è il segreto secondo lei? E questo è un merito della squadra, un merito dei ragazzi che riescono a saper soffrire nei momenti difficili, quando magari c'è il ritorno delle altre squadre, e mi fa molto felice questa, perché poi la Serie B, la mentalità è un aspetto molto importante. Ho parlato un po' con alcuni suoi ex giocatori, no? Il minimo comune denominatore nell'aggettivo per descriverla è stato maniacale. Si ritrova in questo? Sì, maniacale sì, perché poi chiaramente l'organizzazione, insomma, fare le cose sempre con grande professionalità e con grande attenzione. Se fanno descritto così probabilmente i giocatori li conoscono meglio. Le faccio sentire un audio di un suo ex giocatore e poi lo commentiamo insieme. In Torino-Atalanta c'era Bombardini, all'epoca giocatore dell'Atalanta, che l'ha chiamato tutto preoccupato dal campo: mister, Pulici, chi lo marca? E lui è andato lì per rispondere, poi si è reso conto che Pulici, 30 anni che aveva smesso, hanno detto che veramente si è messo a ridere anche in campo. Questa un po' dà la misura, sì. Com'è lei con i giocatori, sì, come il sì, rapporto sì. Che può avere con la squadra. Ma di Bombardini ne posso raccontare tante altre. Beh, con molta ironia, sì, alleggeriva molto lo spogliatoio, anche perché quello era un spogliatoio anche abbastanza impegnativo, c'era gente importante, c'era ieri, c'erano giocatori di grande valore. Lui con la sua leggerezza riusciva sempre un po' a drammatizzare. Tornando invece un po' indietro nel tempo, quando lei era giocatore, difensore centrale, libero, sì. No? Com'era marcare o comunque giocare vicino a Maradona, a Platini, a questi grandissimi giocatori? Sai, questi erano calciatori che potevi al limite, se la giornata era proficua o era buona, potevi limitare, ma difficilmente riuscivi a cancellarli dal campo, come si vuol dire. Riuscirebbe oggi a marcare Cristiano Ronaldo? Io? No, beh, l'importante è Cristiano Ronaldo rientra nella categoria di quei giocatori che citavo prima, chiaramente. Nel 1992 ha anche vinto un campionato di calcio a 5, giusto? Sì, per circa 6 mesi ho partecipato con questa squadra, che poi era la BNL calcio a 5, con loro poi abbiamo vinto lo scudetto, quindi è una bella esperienza. Allora andiamo a vedere come se la cava come giocatore di oggi di futsal, va bene? Va bene. Andiamo. Anche con l'altro club, perché era Lazio, ed è una persona molto equilibrata, che quando deve dirti le cose te le dice senza problemi, e con la quale parlo anche con lui, veramente molto d'accordo, per me è grande virtù anche a
anche in mezzo. Però è famoso per le sue citazioni, lo Tito. Allora io le ne ho portate tre e lei mi deve tradurre queste citazioni dal latino ovviamente all'italiano. Vediamo come se la cava per capire il gergo lutitiano. La prima è pecunia non olet, che vuol dire? I soldi non puzzano. Perfetto. In medio stat virtus. No, questa la faccio più fatica. L'ultima è per aspera ad astra. No, non è. Lei ha fatto 5 anni di superiore quando si è formato. Penso che sia uno dei pochissimi, sono l'unico in Italia. Al mondo forse. Perché dici almeno se non c'ero andato. Niente, io sono partecipato per 5 anni, no? Ho frequentato per 5 anni la scuola per giovani, l'ultimo anno, l'ultimo mese ho avuto un'intossicazione alimentare forte al fegato, sono stato costretto a recuperarmi per debellarla anche perché stavo giocando a calcio e ho perso, mi mancavano 3 o 4 interrogazioni per essere poi ammesso agli esami, una volta funzionavo così. Non ho mai avuto poi la possibilità di diplomarmi. Però ci abbiamo pensato noi. Ah sì? Beh. Sì. E le abbiamo portato il CLOP, che però può anche compilare, però facciamo finta di niente, può anche compilarlo lei, e decide lei, vabbè, ovviamente la scuola e il diploma di maturità di quello che ho studiato. Decide lei, quindi io do il diploma, la biro, e poi adesso lo può compilare. Era istituto per geometri, e lo firmo. Beh certo, lo firmo.